Dal 1967 l'autocarrozzeria Stella è al vostro servizio, con tempestività e rispetto dei tempi di consegna. Il suo personale qualificato vi offre riparazione bolli da grandine anche senza verniciatura, sostituzione cristalli, lavaggi interni e sanificazioni, autosostitutiva e gratuita. Il tutto nel rispetto delle leggi ambientali e di sicurezza. Autocarrozzeria Stella, a Strambino, in via Ivrea 40. Telefono 0125 71 15 54. Stefano Sasso, allenatore del Montanaro. Montanaro che, come la Vischesa, è una neopromossa, quindi punterà quest'anno alla salvezza. Abbiamo visto almeno per un'ora la tua squadra molto brillante. Sì, abbiamo giocato, cercato di giocare palla, qualche fraseggio buono, e poi comunque la condizione strada facendo viene a meno perché la preparazione è iniziata da poco. Mettiamoci anche qualche infortunato che non faceva più parte della rosa e abbiamo cercato di fare il nostro gioco per quanto potevamo. Quindi il tuo gioco è basato molto sul collettivo, da quello che abbiamo visto. Stai cercando di istruire la squadra in questo modo? Sì, il collettivo è la prima cosa, poi sicuramente qualche singolo ci può fare la differenza, però innanzitutto il nostro collettivo deve essere la nostra forza, palla a terra e fraseggiare molto velocemente. Abbiamo visto qualche ragazzo interessante, soprattutto nel reparto offensivo, tutti molto giovani comunque. Sì, sì, quest'anno scelta societaria e scelta mia, abbiamo voluto ringiovanire la squadra di parecchio, quindi abbiamo cercato ragazzi giovani, interessanti, e basandoci anche su una rosa, inserendo poco per volta dei nostri validi juniores che faranno anche loro la loro esperienza in prima squadra. Ma tu vieni dalla juniores, quindi è il proseguimento di un percorso che anche a livello personale, se vincerete questa scommessa, sarà molto importante. Sicuramente, sicuramente la nostra scelta societaria è stata molto basata sul discorso di un programma puntando sui giovani, sulla crescita dei giovani, sia quelli che abbiamo preso per la prima squadra che anche per quelli della juniores, qualcuno conoscendolo già, qualcuno inserendolo pian pianino.